Dal menu principale di Thunderbird, clicca sul menu Strumenti e seleziona la voce Impostazioni Account. Apri il menu in basso a sinistra, Azioni Account, e clicca su Aggiungi account di posta. Dalla schermata Configura un account email esistente, inserisci i parametri richiesti. Su Nome e cognome, digita il nome con cui verrà identificato l'account di posta. Su Indirizzo email, indica l'indirizzo completo della casella che vuoi configurare. Se hai attivato la verifica in due passaggi, non puoi usare la password associata alla casella PEC, ma per motivi di sicurezza devi generarne una dedicata per l'utilizzo esclusivo della casella e dell'archivio PEC su un programma di posta. Per generare la password per il programma di posta, consulta la guida alla pagina generapassword.pec.it. Una volta generata, immettila nel campo Password. Clicca sull'icona dell'occhio per visualizzarla in chiaro. Ti consiglio di mantenere attiva la spunta Ricorda Password, poi premi il pulsante Continua. Attendi pochi secondi affinché il client rilevi le informazioni. Se il servizio IMAP non è stato acquistato, la configurazione del client di posta avverrà in automatico in POP. Le informazioni sono state rilevate, ma non tutti i parametri risultano configurati correttamente. Chiudi la schermata cliccando Fine. A questo punto verifica e correggi i parametri di entrata e uscita. Per farlo, seleziona l'account appena configurato, clicca il tasto destro del mouse e seleziona la voce Impostazioni. Dalla vista Impostazioni Server, su Nome Server correggi l'indirizzo imaps.pec.ruba.it. Controlla che il numero della porta della posta in entrata sia 993 e che nel campo Nome Utente sia inserito l'indirizzo di posta elettronica. Assicurati che sia abilitata la connessione sicura SSL TLS e che il metodo di autenticazione sia impostato su Password Normale. Una volta corretti i dati, verifica i parametri in uscita. Dalla vista Impostazioni Server SMTP in uscita, seleziona il server in uscita indicato e premi Modifica. Su Nome Server correggi l'indirizzo con smtps.pec.aruba.it. Controlla che il numero della porta della posta in uscita sia la 465. Assicurati che sia abilitata la connessione sicura SSL TLS, che il metodo di autenticazione sia impostato su Password Normale, che nel campo Nome Utente sia inserito l'indirizzo di posta elettronica. Una volta verificato o corretto i dati, premi OK. Al primo invio e ricezione di un messaggio, verrà chiesto nuovamente l'inserimento della password legata alla casella appena configurata. Puoi digitarla nell'apposito campo e abilitare il checkbox indicato. Vai su Accedi. Bene, la configurazione è completata.